Buonasera, benvenute, benvenuti. Siamo felici di essere qui e di accogliervi in questo webinar serale nell'ambito del Dipartimento di Formazione in Counseling del Centro Studi Bhaktivedanta. Io sono Andrea Boni e questa sera con me ed insieme a voi ho piacere di presentare Eleonora, Eleonora Calarota. Benvenuta, Eleonora. Grazie mille, grazie di cuore Andrea. Grazie. Sono felice di presentarvi Eleonora, che ha studiato con noi nell'ambito della formazione in counseling all'interno del Centro Studi Bhaktivedanta. Si è formata come insegnante yoga, ha fatto numerose esperienze, continua a formarsi tuttora perché è un ricercatore in continua ricerca, in un continuo sviluppo di sé. Insegnante sì, ma eterno studente fino all'ultimo momento. È proprio così. È proprio così. Ed Eleonora è proprio una persona che, la vedrete, ha una capacità di saper coniugare l'esperienza e la conoscenza insieme alla dolcezza e a una modalità molto accogliente di insegnare. In effetti, proprio per questo, la sua specializzazione, ma non solo, è yoga per bambini e anche accompagnamento, nel fine vita, nel senso che la vita poi l'ha portata a fare esperienze di accompagnamento nell'ambito della relazione di aiuto in quei momenti cruciali di fine vita, che è un po' la caratteristica che noi all'interno del Dipartimento di Counseling chiamiamo quello dell'assistente spirituale. E lei ci si è un po' ritrovata, si è formata come insegnante yoga, come counselor nell'ambito appunto dello yoga per bambini e poi ha avuto anche questi tipi di esperienze. E quindi penso proprio che sia utile per voi, per tutti noi, insieme a lei iniziare come una condivisione, sarà una condivisione molto interattiva, questo fino alle 21:40 circa, poi lasceremo lo spazio alle vostre domande, proprio per introdurre il mondo del counseling e della relazione d'aiuto e perché è importante formarsi all'interno di questa disciplina. Che poi diventa anche un po' una missione di vita, soprattutto un percorso personale, e di farlo all'interno del contesto dello yoga. Infatti, il Centro Studi Bhaktivedanta forma counselor che sono all'interno del paradigma, dell'approccio dello yoga, in particolare dello yoga della Bhakti, ma non solo. Il nostro counseling si chiama Bhaktivedanta. Bhaktivedanta significa che mette insieme l'aspetto di conoscenza della filosofia, della psicologia, della spiritualità con la bhakti, cioè con quell'attenzione del cuore, l'arte di parlare con il cuore. Infatti è proprio in questo senso che si viene poi ad inserire il contesto della comunicazione empatica, che come l'ha coniata Marco Ferrini, che è il fondatore del Centro Studi Bhaktivedanta, grazie ai cui insegnamenti il corso di counseling si fonda, diventa la comunicazione come empatica, come l'arte di parlare con il cuore. Allora cercheremo questa sera proprio di coniugare questi due aspetti e lo faremo insieme a Eleonora. Per favore, segnatevi le domande che ritenete poi più appropriate, perché naturalmente per i limiti di tempo che abbiamo non riusciremo a investigare tutto, ma potremo darvi degli spunti. E naturalmente con le vostre domande poi potremo entrare un pochettino più in profondità. Potremmo darvi degli spunti e naturalmente potete approfondire laddove avete il desiderio, poi attraverso i nostri percorsi formativi, che sono soprattutto percorsi formativi triennali nell'ambito della formazione counseling, oppure annuali, oppure anche per moduli. E quindi si può poi programmare la formazione a seconda delle proprie necessità. Perché oggi è così importante lo yoga? Perché oggi è così importante il counseling? È un fatto oggettivo
che il contesto che stiamo vivendo è particolarmente difficile, che richiede una grande centratura, che richiede una grande capacità di discernimento, di saper rimanere centrati, di saper rimanere connessi. È soprattutto un'epoca in cui i soggetti tendenzialmente si sono allontanati da se stessi, c'è proprio un allontanamento dalla natura profonda, da quell'essenza, da quella anima che caratterizza tutti gli esseri viventi. E quello che sta avvenendo è come una esaltazione di un processo di distorsione percettiva che porta ad un'illusione della percezione, quella che viene chiamata ego. Ego non è altro che una falsa percezione di sé, cioè il sé, l'essenza più profonda, lo spirito, l'anima, l'atman, il purusha, per chiamarli con i termini in sanscrito, trova una distorsione, c'è una distorsione per il quale il soggetto si percepisce come altro. C'è una identificazione con i pensieri, c'è un'identificazione con le emozioni, c'è un'identificazione con il corpo e questo causa proprio questo fenomeno di distorsione. È un aspetto che lo yoga di Patanjali, che costituisce la base filosofica e psicologica dell'approccio al counseling che noi utilizziamo, che la Bhagavad Gita, che costituisce un'altra opera di riferimento essenziale. Ecco, in queste opere è spiegato molto bene questo fenomeno di distorsione. Nel momento in cui c'è questo fenomeno di distorsione, nasce la sofferenza, spiega lo yoga. Nascono i condizionamenti, nascono le forme della sofferenza, i klesha, spiega Patanjali. Sono proprio le fonti della sofferenza. Lì avviene una illusione, un fenomeno percettivo illusorio che provoca questa falsa identificazione, chiamata anche asmita, questa identificazione con ciò che non è. Da lì nascono i conflitti nelle relazioni, a livello micro, diciamo, personale ed interpersonale, e naturalmente anche a livello macro, perché così come c'è un inconscio individuale, c'è un inconscio collettivo a vari livelli, e lì nascono quindi le conflittualità, nascono i conflitti, che possono enfatizzarsi, esasperarsi fino a forme purtroppo distruttive, come quelle che stiamo sperimentando. In questo senso, lo yoga consente proprio di ritrovare una natura, di ritrovare un senso, di dare un senso, ritrovando la relazione. Ricordiamoci infatti che yoga deriva dalla radice sanscrita yuj, che significa unire, collegare. Quindi yoga è relazione. Per questo che yoga è counseling e counseling è yoga. Cioè lo yoga spiega come fare counseling. È straordinaria questa associazione, perché lo ritroviamo proprio nella radice stessa della parola yoga, che è relazione. Originariamente lo scopo, l'orientamento è quello di trovare la relazione tra l'essere individuale e l'essere supremo, tra la coscienza individuale e la coscienza suprema, questo è lo scopo dello yoga. Ma da quella relazione originale, da quella relazione ontica, nascono, fioriscono, si sviluppano tutte le altre relazioni. E counseling è relazione. Per questo che possiamo dire che yoga è counseling e counseling è yoga. E quindi l'approccio allo yoga, al counseling tramite lo yoga è proprio la forma più elevata che questi saggi straordinari, questi rishi avevano già identificato millenni or sono. E quindi non abbiamo molto da trovare, da fare delle speculazioni filosofiche, psicologiche. Si tratta di andare a recuperare questi straordinari insegnamenti, come ha fatto Marco Ferrini nel corso di 45 anni almeno, anche di più, 46 quest'anno, di ricerca profonda, di sviluppo di programmi didattici, di sviluppo di materiale attraverso tantissimo materiale audio e video, e da lì semplicemente collegare questi insegnamenti all'oggi affinché possano essere applicati. Noi cerchiamo di farlo come Centro Studi Bhaktivedanta all'interno di diversi percorsi formativi,
nell'ambito delle scienze tradizionali dell'India, dei percorsi di formazione insegnanti yoga e all'interno dei percorsi di counseling che hanno una connotazione appunto più orientata alla relazione più pratica attraverso laboratori, attraverso la sperimentazione proprio pratica di questi insegnamenti, la messa in pratica degli insegnamenti, la messa in pratica dell'empatia. E allora vorrei proprio chiedere a Eleonora se ha piacere proprio, come dire, all'interno della sua esperienza, all'interno della tua esperienza come counselor, in quanto formata in counseling e in quanto insegnante yoga, se puoi proprio così spiegare come, secondo te, quali vedi che sono le connessioni, tu dal tuo punto di vista, tra yoga e counseling, in relazione soprattutto alla comunicazione empatica, cioè alla comunicazione non violenta, ciò di cui abbiamo veramente tanto bisogno oggi, perché se non sappiamo comunicare in modo empatico, se non sappiamo trovare un giusto compromesso nelle relazioni, un giusto trade-off, un giusto compromesso, è quello che avviene è il conflitto. E il conflitto, nella forma, diciamo, più macro, è la guerra, è inevitabile. Non può che essere così. Se ci sono persone che non riescono a comunicare tra di loro, si fanno la guerra. Eleonora, quindi ti chiedo proprio se hai piacere di offrire una tua riflessione su questo tema. Sì, grazie Andrea. Sì, è proprio così. Basta quello che hai appena condiviso, Andrea, mi fa venire in mente in quante famiglie ci sono guerriglie tra famiglie proprio. Quanta sofferenza c'è già all'interno delle famiglie, per cui questo come dire, come possiamo stupirci di guerre più grandi quando nel nostro piccolo c'è così tanta sofferenza, così tanto in queste incomprensioni familiari c'è così tanto un grido di aiuto. Per cui mi domandi qual è il collegamento, l'unione tra yoga e counseling, per rimanere in tema di unione, no? Yoga dalla radice sanscrita, come hai detto, yuji, unione, è proprio il centro. Hai citato due aspetti centrali nello yoga. Il primo, come hai giustamente detto tu, yoga è unione tra chi? Unione tra, in primis, con noi stessi, tra noi e noi, perché la pace abbiamo da farla con noi stessi, abbiamo da imparare quest'arte. Lo yoga e la tradizione Bhaktivedanta ci offre strumenti preziosissimi per entrare in contatto con noi stessi e iniziare la pace tra noi e noi. Dopodiché questa unione, questa unione, comunione tra noi e gli altri, tra noi e le creature, per arrivare poi tra noi, come giustamente hai detto tu, e il creato. Ma senza partire da noi stessi, dal piccolo, quando si inizia una pratica yoga, così come quando la si conclude, si recita l'Om, il mantra universale, la vibrazione universale, e Shanti per tre volte. Shanti, uno dei suoi significati è pace. Per tre volte non è un caso. Il primo Shanti viene recitato affinché la pace sia fra me e me, con noi stessi. Solo allora può arrivare la pace tra di noi e solo allora arriva nell'universo. Quindi Om Shanti Shanti Shanti. Imparare a sentire questa vibrazione, quest'unione. E come può partire questa pace? E qui entriamo nel primo valore universale dello yoga, che è Ahimsa, la non violenza. È proprio il centro, questi due punti questi che hai toccato, che sono proprio il centro dello yoga e del counseling.
Poiché lo yoga è la vita, yoga è vita. Vita e yoga significa stare in equilibrio, in armonia. Per cui il counseling è uno strumento prezioso per ricreare armonie tra noi e gli altri attraverso l'empatia. E come raggiungere questo obiettivo se non si riesce a passare attraverso la non violenza? Ahimsa, non violenza, A è un alfa privativo, quindi non violenza. Che cosa ci indica? La violenza più grossolana, più gretta, è quella fisica, quella che si vediamo brutale, a volte la vediamo, no? Davanti anche agli schermi, quella delle... ma non è l'unica violenza, c'è la violenza con le parole, c'è una violenza ancora più sottile che è nei pensieri, per cui una violenza nei gesti, nello sguardo, per cui abbiamo da apprendere l'arte gentile di diventare non violenti, in primis con chi? Con noi stessi, imparare l'arte della gentilezza, della non violenza. Questa è una via che offre lo yoga, poiché ci si approccia allo yoga, alle asana, nel corpo, cercando di essere estremamente gentili con il corpo, cercando di non giudicare il nostro corpo, che così tante volte non abbiamo apprezzato, non abbiamo amato, non abbiamo ringraziato. Per cui lo yoga è uno strumento che ci offre strumenti per ritrovare questa pace in primis con noi. Per cui questi due aspetti che hai toccato, Andrea, l'unione che è all'interno dello yoga, così come la non violenza, sono centrali, sono fondamentali per quanto riguarda il percorso di counseling. Per quella che è la mia esperienza proprio come studente, ecco, ho un ricordo meraviglioso degli anni passati lì, sono stati 3 anni bellissimi, ma davvero belli, 3 anni durante la formazione, poi più anni ancora passati con voi, dove l'aspetto che ancora oggi vibra forte in me è che il primo percorso nasce con noi, tutto ciò che studiavo, tutti i workshop fatti, tutti i laboratori così belli, così intensi, dove davvero ci si mette in gioco in profondità con le proprie emozioni, con le paure, con le tristezze, con le prove della vita. Ecco, in primis si apprende quest'arte estremamente gentili di diventare counselor di se stessi grazie all'aiuto degli altri. Quindi in primis questo percorso è stato prezioso per me, poiché se non lo facciamo nostro, così come nella pratica di yoga, nelle asana, se noi non lo sentiamo, possiamo sapere la teoria perfettamente, quali benefici arrivano, ma se non li respiriamo, non li sentiamo, non possiamo trasmettere. Per cui incoraggio ognuno di voi di proprio sperimentarsi, sperimentare in questo viaggio così prezioso, delicato, non semplice, ma come dice Marco Ferrini, non vi dirò mai che il percorso è semplice, ma vi garantisco che è meraviglioso. Per cui questo è che... Esattamente, proprio così. Proprio l'aspetto interessante è che nello yoga ahimsa, quindi la non violenza, sì, quindi l'empatia in qualche modo, no? Perché non violenza la possiamo associare a empatia, perché se, cos'è non violento? È qualcosa che è empatico, cioè qualcosa che non nuoce gli altri, ma accoglie con benevolenza, con rispetto, allo stesso tempo anche con rigore, certamente. Ed è interessante che nello yoga questo aspetto viene proprio inserito alla base di questa piramide che sono l'Ashtanga yoga. Cioè Patanjali non inizia
con il dire. La prima cosa che dovete fare sono le asana. La prima cosa che dovete fare è il pranayama. Non dice questo. Dice la prima cosa che dovete fare per meditare, per diventare degli yoga, è ahimsa. E subito dopo satyam, veridicità. Sono i due aspetti proprio che sono alla base dello yoga. E questo perché? Perché yoga è unione, o yoga è unire, yoga è cercare la relazione. Principalmente abbiamo detto la relazione con Dio, ma per estensione la relazione con tutti gli altri esseri viventi, con la mamma, con la sorella, con l'amica, con la compagna, con il compagno, con il collega di lavoro, cercare relazione. E quindi ahimsa perché è importante? Perché praticando l'ahimsa, praticando l'empatia, si trova pace dentro, cioè cessano le modificazioni sul piano mentale, quelle che impediscono di trovare la relazione. E quindi da lì nasce proprio il processo empatico vero, che è quello di mettersi in relazione con l'altro, mantenendo allo stesso tempo il distacco emotivo. Quindi non può esserci meditazione senza la pratica di Ahimsa e quindi senza la gentilezza verso se stessi e conseguentemente praticare la gentilezza verso gli altri. Ecco, in questo senso, quali sono gli strumenti che lo yoga mette a disposizione proprio per questo tipo di pratica? Per questo tipo di sperimentazione e quindi per praticare l'ahimsa, per praticare la relazione, per praticare l'empatia. Perché molti parlano di empatia e spesso è un po', come dire, fuori luogo, mettendo insieme l'empatia con quello che è il sentimentalismo, il buonismo. O altri aspetti che riguardano più l'emotività invece che l'empatia. L'empatia L'emozione, sì. non è emotività. E quindi lo yoga, quali strumenti mette a disposizione proprio per fare questa pratica di gentilezza? In primis il respiro. Noi arriviamo in questo mondo con una inspirazione. Lasciamo questo mondo con una espirazione, con una esalazione. Nel mezzo ci sono i nostri respiri che scandiscono il tempo nella nostra vita incarnata. Quante persone hanno consapevolezza del loro respiro? Quante persone ringraziano il respiro? Quante persone sentono il gusto prezioso del respiro? Ha proprio un gusto il respiro, eh? Solo che le persone, come dire, si rendono conto quando viene a mancare, ma respira un gusto incredibile. Portando questa attenzione verso il flusso del respiro, il respiro è strettamente collegato con la mente. Possiamo osservare, questo è utilissimo ad esempio per i counselor, quando arriva una persona, arriva un cliente, il counselor da solo osservando come respira, riesce a comprendere in che stato mentale si trova la persona. Persone agitate, con una mente agitata, hanno il respiro corto, affannato, così come persone nella paura, nella tristezza, quasi manca il fiato, viene trattenuto per dei secondi, quando arriva quella tristezza, il respiro si blocca. O così quando si è nell'eccitazione, ah, va bene, la persona racconta qualcosa di meraviglioso e tu vedi già che, mamma mia, e lì c'è una curva pericolosa e presto bam, c'è un palo, un muro che è lì per salvarlo, non per fargli del male, ma per. E lì il respiro è tutto eccitato, in fermento. Per cui partire dal respiro. In primis praticarlo noi, educare le persone, inizialmente solo ad ascoltare,
senza cambiare ritmo, senza, poiché le persone non riescono lì per lì, non lo sanno, è qualcosa di scontato che c'è, si respira, per cui iniziare a portare l'attenzione non è così semplice. E questo lo yoga offre strumenti molto gentili, che non portano la persona in affanno, in ansietà, ognuno ritrova il suo ritmo, il suo tempo, affinché si senta in armonia nell'ascolto. Pensate che noi che pensiamo ai neonati, i bimbi osservando i neonati hanno come respirano, il pancino si gonfia, no? E si sgonfia, quello è il respiro diaframmatico, il respiro addominale. E poi le tensioni bloccano, arriva il respiro toracico e poi addirittura arriva quella clavicolare dove si ferma qui, le persone parlano, ma non sai cosa mi è successo, e poi questo e l'altro, nel frattempo parlano, ma non stanno respirando e poi non puoi capire ancora cosa è successo e non respirano e poi e continuano. Il respiro si è fermato alle clavicole, non è andato, ecco, è il primo nutrimento prezioso. Il respiro non è qualcosa che riguarda il polmone, ma qui a parte che ci arriva proprio appena, proprio il respiro della sopravvivenza. E il respiro è uno strumento che espande, può espandere energia vitale, quel mezzo che fa espandere il prana in tutto il corpo, nella mente, che aiuta ad espandere la coscienza, la consapevolezza. Sono diversi shloka nella Bhagavad Gita dove Krishna afferma che colui che ha conoscenza nel respiro, controllo, ha imparato l'arte del respiro e riesce a le onde mentali si acquietano e di conseguenza arriva la visione e mettiamo a fuoco, altrimenti siamo annebbiati da chissà quale onde mentali, da chissà quale tendenze. Sentiamo una musica, arriva la nostalgia, quell'amore, quel profumo, o a volte quel puzzo, perché non è che sempre dobbiamo purificare, no? Come chi viene qui a yoga, c'è qualcuno che ci segue ora, è collegato, mi ha sentito spesso dire questo, no? Pensate a quelli che bevono superalcolici, alcolici o Coca-Cola, no? E gli dai l'acqua di fonte, ma non ne sentono mica il gusto. Ma questo non significa che l'acqua di fonte ha perso la sua purezza. Significa che ci siamo contaminati, il gusto è stato contaminato e non sentiamo più il gusto superiore, per cui con pazienza iniziamo a purificarci, perché è tutto nutrimento, quello che vediamo, quello che ascoltiamo, quello che respiriamo, quello che gustiamo, quello che pensiamo. Non è che possiamo pensare qualsiasi cosa vogliamo. Sì, poi ne prendiamo le conseguenze. Ci sono pensieri costruttivi che hanno bisogno di essere nutriti affinché mettano radici profonde, affinché possano diventare la nostra forza. Ci sono pensieri disturbanti, tossici, che hanno da essere trasformati il prima possibile. Per cui il primo strumento d'aiuto, io mi sento che di dire il primo in assoluto, ce n'è infiniti, Andrea, ma il primo è il respiro. Il respiro ci fa, ma proprio con noi stessi, se adesso ognuno di noi si mette in ascolto, può ascoltare attraverso il suo respiro come sta, dov'è, come si sente, il respiro ce lo comunica. Esatto. E ti ringrazio molto. E nel momento in cui si prende questa consapevolezza dell'importanza del respiro, che è prana, cioè è il mezzo attraverso il quale si diffonde il prana, così come il cibo, ecco che lì possono poi essere utilizzate quelle metodologie tipiche del counseling,
attraverso la quale chiediamo alla persona come stai, dove lo senti, che immagini ti arrivano, che bisogno c'è sotto a quello che stai vedendo adesso, a quello che stai osservando adesso. E lì si aprono dei mondi. Per la mia esperienza ho osservato che questa semplice modalità, molto semplice, senza chissà che cosa, di ascolto e di leggera meditazione guidata semplicemente con l'ascolto del respiro, si accendono immagini e la persona inizia a parlare di sé, Così, è anche di così. aspetti, insomma, che fino a quel momento non aveva mai parlato, non aveva mai condiviso. Però attraverso queste semplici pratiche la persona entra in una connessione più profonda con se stessa, con i suoi bisogni. E da lì sente la possibilità di potersi aprire, di poterne parlare. E da lì nasce l'ascolto, il semplice ascolto di cui le persone hanno così tanto, tanto, tanto bisogno. È così, Andrea, mi fai venire in mente questo aspetto importante. Spesso si sente dire vado a ricaricarmi, no? Oppure faccio quella pratica per ricaricarmi. In realtà noi non abbiamo da ricaricarci di energia, semplicemente perché l'energia è già in noi. Noi abbiamo da togliere ciò che blocca il fluire dell'energia. Quindi, quando ci sentiamo spossati o sentiamo, non è che dobbiamo ricaricarci, ci pare di ricaricarci, ma è in noi. Allora andiamo magari a fare una passeggiata in un bosco, ci sediamo di fronte a una cascata bellissima. E che cosa fa quella cascata col suo fluire, col suo ascolto? Non è che ci ricarica, quella cascata ci libera, porta via quei muri, quei blocchi che noi abbiamo messo consapevolmente, inconsapevolmente, chissà da quanto tempo, insomma. E quindi porta via questa energia, questa prana inizia a fluire e, come hai detto te, Andrea, arrivano proprio immagini. Io ho proprio anche l'esperienza. Ho accompagnato una cara persona negli ultimi 2 anni, in particolare in modo nel 2 anni, gli ultimi 2 anni, questa persona si è ammalata in giovane età e abbiamo fatto un viaggio assieme, di cui io le sarò eternamente grata, poiché è stato estremamente formativo. E una persona molto, nonostante tanti incontri avessimo fatto, anche quando si sentiva ancora meglio, in salute, ma ho potuto osservare come negli ultimi mesi, quando il corpo di materia ormai si stava, dissolvendo. E il corpo il prana, il corpo di energia si stava espandendo. E allora iniziava la visione e mi diceva cose, vedeva cose, ma in maniera chiara, nitida. Continuava a ripetermi con quel ditino, no? Dove poi la forza quasi non c'era, e mi diceva: vita, nascita e morte riguardano il corpo, vita, e mi disegnava la vita. Proprio da sempre, per sempre, e sentiva quello che non era mai riuscita, nonostante l'impegno per anni, malamente così, vittima di gabbie mentali dorate, non le permetteva di volare, e così la vita, che è perfetta, ci conduce fino a questo momento prezioso che dovremo poi affrontare tutti, che è la dipartita da questo corpo. E allora lì la struttura della materia si sta dissolvendo e quindi si espande la visione, e allora lei iniziava a sentire, come hai detto tu, nel corpo stesso, e vedeva la vita e sentiva liberare blocchi, liberare. E È così, questo è. è proprio così, ed è proprio questo che è prendersi cura, Sì, prendersi è cura un. che
il counseling è proprio questo. E ti ringrazio per come lo hai espresso, ti ringrazio per le immagini che ci hai fornito, perché rappresentano proprio questo fluire empatico, cioè di armonia, di compassione che sussiste tra colui che si prende cura e della persona che ha necessità di fare un percorso di lasciare andare, di lasciare andare degli ostacoli. Mi viene proprio in mente come hai fatto l'esempio di una cascata, visto che anche hai postato forse oggi su Facebook una cascata che immagino sia lì vicino a dove abiti tu, Sì, non bellissimo proprio quello. e spero di poterla magari andare a visitare quando vengo a trovarti il 10 di luglio, che faremo una Sì. presentazione insieme presso il tuo Nello studio a studio, sì. Susa, presso il tuo studio dove insegni yoga. Perché abbiamo intenzione, vorremmo, speriamo, di aprire un corso di counseling a Torino. Stiamo proprio lavorando per questo, per portare questo tipo di approccio al counseling. E mi viene proprio in mente quindi il fluire di un torrente con acqua pura che a causa di massi, di rocce, non fluisce in modo fluido, ma magari crea dei piccoli vortici, poi dopo salta, poi crea altri vortici, no? E rappresenta molto bene questo la mente, perché di fatto ciò che ci impedisce di vivere serenamente e di comunicare in modo empatico sono proprio questi vortici che sono all'interno della mente e che sono creati proprio da questi blocchi, massi, che sono strutture emotive che sono lì congelate. E che attraverso una semplice pratica, come quella di gestione del respiro, come quella di meditazione, come per esempio la pratica di mantra, come quello che ci hai indicato, anzi mi piacerebbe poi che terminassimo con un canto di Om Shanti per 3 volte tutti insieme. Ecco, in questo modo quei blocchi piano piano vengono rimossi ed ecco che c'è il fluire dell'acqua pura e quindi il risveglio della coscienza, il risveglio della consapevolezza. Da lì la connessione con la comunicazione empatica e quindi con la non violenza e quindi col creare relazione, col creare pace, co-creare pace. È proprio così, poiché abbiamo proprio l'opportunità di sperimentare proprio in primis con noi stessi questo di cui tu stai parlando, questa pace, no? Un'altra tecnica antichissima ed è proprio centrale nella pratica dello yoga è proprio la recitazione dei mantra. Qui in studio proprio abbiamo fatto alcuni cicli sulla meditazione, sentendo delle lezioni bellissime di Marco Ferrini. Perché arriviamo a stare così bene? Perché quello è un benessere dove le persone poi dicono: ma sono stato così bene, come mai è differente dal bene? Proviamo tante volte benessere, piacere, ma come mai qui è un benessere altro? Le persone testimoniano un benessere che è altro. Perché è proprio la nostra essenza. Noi non facciamo nulla, come dire, non è che io, tu, qualcun altro ci mette qualcosa, è un qualcosa che risiede in noi, è un seme che abbiamo, che c'è. E questo seme, quando noi diventiamo fertili, quando il cuore duro come una pietra, diventa tenero come il burro, dicono i grandi maestri, e allora questo bigia cosa fa? E questo bigia, questo seme ha la possibilità di crescere, ma è già in noi, per questo vibra così forte in noi, nelle persone, quando noi siamo sinceri vibra così tanto, non perché sono le mie parole o le parole di qualcun altro, ma poiché risiede già quel bigia, quel seme nel nostro cuore, abbiamo da diventare fertili, altrimenti tutto diventa arido, le relazioni personali, le relazioni amicali, le relazioni lavorative, abbiamo da diventare fertili. E
E questo nasce e per questo dona un benessere che è Ananda, quella beatitudine senza tempo che risiede nel cuore. Ecco, grazie, è proprio così ed è quindi un percorso da compiere con gioia, come spiega Krishna nella Bhagavad Gita, quando dice sul sukham, quindi un percorso da compiere nella gioia, che si applica nella gioia, anzi non è soltanto gioia, Krishna dice super gioia, sul sukham, è super gioia e apparentemente potrebbe sembrare, insomma, impegnativo, in effetti, insomma, è un percorso che richiede il desiderio di praticare, quindi, come dire, richiede anche la motivazione. Ora, nel percorso di counseling, così come lo facciamo noi, offriamo degli strumenti, ma non è necessario essere degli insegnanti yoga, ma acquisire quegli strumenti essenziali, fondamentali, che appunto si offrono e soprattutto poterli praticare prima di tutto su se stessi. Un caro nostro carissimo amico e confratello, no, che ha studiato yoga anche lui in India, una volta mi ha detto, citandomi un dialogo che aveva avuto con un professore indiano: nel mondo c'è pieno di insegnanti yoga, ma non ci sono persone che praticano yoga. Verissimo. Mi ha fatto davvero, ho detto, mamma mia, è una fermata. E questo l'ha detto questo professore indiano, no, di yoga, con il quale lui si dà. C'è pieno di persone che studiano per diventare insegnanti yoga, o che sono insegnanti yoga, ma poche persone che praticano yoga, ma intendeva proprio la pratica yoga come pratica costante, come pratica giornaliera, non Come come pratica di andare, vita, come pratica di vita, naturalmente, non andare in palestra un paio di volte alla settimana. Intendeva proprio come pratica di vita da praticare ogni giorno e avere quella pratica al mattino, in quell'ora fantastica che c'è soprattutto adesso in estate, alle 5 del mattino, quando che comincia ad arrivare l'alba, si sentono gli uccellini con il loro canto. Ecco, lì dedicarsi a queste semplicissime pratiche, prima di tutto su se stessi, e poi diventare abili e capaci di guidare la persona e facilitare la persona nell'ambito di una relazione d'aiuto per facilitarla a incontrare maggiormente se stessa. Ecco, questo è davvero un contributo straordinariamente importante nella nostra società. è Penso così. che sia proprio questo che abbiamo bisogno di divulgare con forza, cioè divulgare percorsi formativi affinché le persone possano formarsi prima di tutto verso se stesse per poi aiutare altri e proprio a ritrovare questa dimensione, che è la riscoperta di se stessi, quindi ritrovare pace dentro di sé e creare quindi un mondo di pace. È così. Sì. Grazie. Se ci Questo sono è delle così. domande, intanto noi possiamo andare avanti. Se ci sono delle domande, delle richieste di approfondimento, potete prenotarvi qui sulla chat e vi posso quindi poi dare la possibilità di aprire il microfono e di porre le vostre domande, così anche riflessioni. Per noi sarebbe davvero molto importante perché ci darebbe la possibilità di approfondire concetti che abbiamo così suggerito, che abbiamo, no? Ma che possono, attraverso le vostre domande, essere approfonditi. Tanto che arrivano le domande o richieste di riflessione, vorrei chiederti, Eleonora, se hai piacere anche di raccontarci, nell'ambito della tua esperienza, come sei cresciuta anche tu attraverso la relazione con le persone? Cioè, in che modo anche le persone ti hanno aiutato a crescere te stessa? Perché in effetti un counselor con impostazione yoga, con impostazione Bhaktivedanta, si acquisisce degli strumenti, si sperimenta, ma poi sappiamo che il maestro dice, Marco Ferrini afferma, io e gli altri nel gioco della vita. Quindi ecco,
Se hai piacere brevemente, perché ho visto che è arrivata una richiesta di domanda, se puoi approfondire questo aspetto che penso che sia importante. Sì, Andrea, mi hanno aiutato in tutto e per tutto e continuano ad aiutarmi. È una crescita proprio reciproca. Loro ringraziano me sia negli incontri di counseling, così come nella pratica di yoga, ma senza di loro chissà dove sarei, è proprio un'opportunità. Spesso, come dire, siamo insieme in questa vita incarnata, in questa grande barca, in questo grande vascello, e siamo insieme, per cui viaggiare sulle stesse frequenze, entrare in empatia è qualcosa che arricchisce davvero, davvero in profondità e a volte mette anche alla prova. E alla prova, insomma, c'è un episodio che tu mi avrai già sentito raccontare in cui una persona che, insomma, mi ha cercato e mi ha, insomma, che ho seguito per molto tempo e durante uno dei nostri incontri, dei nostri colloqui e mi ha detto: ti devo dire una cosa, io proprio ho un fastidio a sentire questa tua voce così gentile, questo tuo sorriso. Respirato, ho fatto un respiro profondo e non mi posso negare, sì, beh, tante prove dove dici, mamma mia. E poi sono rimasta in silenzio, ho ascoltato e ho colto la sua sofferenza. Non aveva qualcosa contro di me, no, Certo. avrebbe assolutamente, non ero io. No. Era come faccio, era una richiesta di Era aiuto, una ecco. richiesta di aiuto quella, era una grande richiesta, era un Sì. urlo. Se Era una un persona entra come dire, nel personale, perde l'essenza, non è più nel ruolo di empatia. Era un urlo, esatto, era un aiuto, come dire, come posso fare per sorridere anch'io davvero. Eh sì, è quindi lì che occorre proprio grande centratura, e molta compassione, desiderio proprio di esserci, di aiutare, e attraverso la relazione è poi possibile, perché so che poi questo caso si è evoluto proprio verso, in modo evoluto. Ecco, c'è Manolo che vedo che desidera porre una domanda, e quindi gli chiedo subito di aprire il microfono. Buonasera. Buonasera a tutti. Mi sentite? Ti Sì. sentiamo, ancora non riesco a vederti, ma spero di riuscire a vederti presto. Ok, magari se parlo. Eccoti, perfetto, ora ci sei. Grazie mille per questa serata interessantissima, veramente illuminante, oserei dire. Piacere sentire Eleonora la prima volta. Piacere. Prima hai parlato di gabbie mentali, quasi all'inizio, no? Di fare la pace con se stessi. Questo per me è un punto che avevo già intuito, ma forse non capito così bene, forse non ho ancora capito del tutto, ma come stasera, perché l'ho ripetuto più volte, e forse sia tanto nell'esterno, all'esteriore, e invece bisogna andare qua, prima di tutto. E questo, ripeto, 3-4 volte mi ha aiutato molto. Beh, arrivo alla domanda e volevo chiedere se potete, magari, come posso dire, spiegare meglio, mettere ancora parole sul fatto che io sento che ci vuole anche del coraggio nell'affrontare i condizionamenti, queste gabbie mentali che ci condizionano, no? Fin da un periodo che sto pensando molto ai miei condizionamenti, li ritrovo magari già dall'infanzia, poi mi chiedo, ma magari questo arriva già dalla vita precedente, chissà cos'è, chissà da dove viene, lo guardo, e talvolta mi accorgo che manca un po' di coraggio per certi condizionamenti, per veramente fare il passo. Ecco, se potevate forse aggiungere qualcosa in questo senso, magari mi può essere Sì. da stimolo o da aiuto. Grazie mille. Grazie a te, Manolo. Prego, Eleonora, Grazie. procedi tu e poi eventualmente integro io. Grazie
Manolo per la sua domanda. Sì, Manolo, grazie, grazie Manolo per questa condivisione e soprattutto grazie per aprire il tuo cuore, perché solo così riusciamo a sentirle, a vederle, anche se per poco, queste gabbie mentali, altrimenti la persona non le vede proprio ingabbiato e non lo sa. Parlava di coraggio. Sì, sicuramente ci va coraggio. I maestri ci incoraggiano a coltivare, nutrire le qualità che già abbiamo in noi. Noi abbiamo già, ognuno di noi ha dei talenti, delle qualità, alcune già spiccate, altre sono latenti. Se noi portiamo tutta la nostra energia in quelle qualità che già vediamo avere, le coltiviamo, le nutriamo, inizieremo ad osservare come pian piano, iniziano a manifestarsi anche le altre, tra cui il coraggio. Il coraggio e la forza di non rimanere più in quelle acque stagnanti. E qui sono importanti simbolicamente, la tradizione ci parla dei tre passi, questi tre passi che non è che ci tolgono, ci portano via, non ci portano chissà dove, ma ci tolgono da dove siamo. E iniziare a toglierci, a fare questi piccoli tre passi verso l'ascolto, verso questa luce che sentiamo, questo desiderio di aprire questa gabbia dorata, aprire con gentilezza, poiché non è che ce l'ha messa qualcuno, non è che ci siamo, come dire, ingabbiati da soli, possiamo dire. E con estrema gentilezza iniziamo ad avere più visione, avendo più visione si manifesta più forza, la volontà inizia a coltivarsi. E diventa le sue radici diventano sempre più forti, nutrendo una volontà sana e un processo poi naturale, perché siamo spinti, il mondo ci spinge verso questa evoluzione, non agisce mai contro di noi. Non so se in qualche modo ho potuto esserti d'aiuto, Manolo, con questi piccoli strumenti. Magari Andrea. Sì, è proprio così, Poi. è proprio così e ti ringrazio per quello che hai offerto e oltre a questo mi sento di aggiungere la necessità e il bisogno che abbiamo di imparare a darci compassione, ad essere compassionevoli verso noi stessi, che non significa essere accondiscendenti con la gabbia. Non significa essere deboli con la gabbia, significa essere compassionevoli nel senso proprio più alto del termine. Krishna lo spiega all'interno della Bhagavad Gita cos'è compassione. Apparentemente potrebbe sembrare che quello che sta chiedendo ad Arjuna non sia compassione, anzi sembra tutt'altro, invece no, è proprio compassione. Quindi imparare attraverso l'esercizio a darci compassione, che significa prendere consapevolezza della gabbia, vederla, osservarla, respirarci sopra, seguendo quel flusso che ci ha straordinariamente indicato Eleonora, respirare sopra, sulla gabbia, accoglierla e accettare il fatto che sia strutturata. Accetto il fatto che sia strutturata e piano piano disidentificarsi da essa. Cioè, ho questa gabbia, ma io non sono questa gabbia mentale. Vedi, se, senti i processi, che sono processi che adesso sto riassumendo, ma che, come dire, diventano parte di una meditazione. Infatti, E lì applicare la sentivo. gentilezza, applicare la gentilezza, tutto Sì. questo in modo gentile. E così piano piano si destruttura la gabbia.
osservare senza alcun giudizio, osservare quello che accade nel corpo e nella mente senza alcun giudizio, semplicemente osservare, come se ci mettessimo lì alla finestra ad osservare fuori e vediamo nevica, piove, c'è il sole, c'è la nube, quindi osservarci, imparare ad osservarci senza giudizio, questo è fondamentale, poiché tendiamo, abbiamo la tendenza a giudicare, sono così perché sono, non importa, c'è questa gabbia, vogliamo con gentilezza aprire, far volare via questi corvi che sono lì da tanto e con gratitudine proprio ringraziare, dire adesso non ho più bisogno, ti ringrazio, mi scuso perché ti ho messo io lì, non è che ti ho messo qualcun altro, come ci dice sempre il maestro. È proprio questo. Il maestro certe volte diceva, invitatele a pranzo. Sì, invitatela a pranzo, offrite del cibo e glielo date, invitatele a pranzo e intendeva proprio questo, nel senso di accoglierli, di osservarli e poi lasciarli andare progressivamente, è proprio un processo naturale. Se ci mettiamo in modo ortogonale, continuano a rimanere lì a darci fastidio. Quindi abbiamo bisogno proprio di fare un processo di osservazione, accoglienza e disidentificazione. Per spiegare questo io riporto sempre faccio sempre riferimento ad un film che per me è stato proprio chiarificatore di questo meccanismo, e che è A Beautiful Mind, di questo grande matematico che ha vinto il premio Nobel per la matematica e che vedeva delle immagini che non c'erano. Ma finché era completamente identificato con quelle immagini, non riusciva a liberarsene. Quando ha capito che quelle immagini non erano reali, e ha cominciato ad osservarle piano piano, queste immagini rimanevano sempre più, queste persone che lui vedeva, rimanevano sempre più distanti. Non è che erano scomparse, c'erano, ma lui ci conviveva, rimanevano distanti. È molto ben rappresentato nel film questo aspetto. Ed è proprio quello che accade a noi. Perché un po' tutti siamo, Nash si chiamava, se non sbaglio, questo professore, che poi è morto purtroppo in un incidente stradale. Ma questo film è stato fatto mentre lui era ancora in vita. E rappresenta molto bene, perché siamo tutti un po' così. Tutti abbiamo delle illusioni, tutti creiamo mondi falsi, mondi, percezioni erronee, le fobie, le paure, le ipocrisie che creiamo dentro di noi, tutti le creiamo, o bene o male, se non le creassimo non saremmo qui. E quindi tutti abbiamo un po' quel livello di, diciamo, di per definizione, è proprio la definizione stessa, no? Di distorsione della percezione. Quindi occorre accoglierle, osservare, la pratica yoga è proprio questo. Lo yogi non è uno che non ha emozioni, è una persona che ha fatto amicizia con quelle emozioni, imparando a disidentificarsi da esse. Grazie Manolo, anche perché la tua domanda vedo e osservo che ha creato un'altra riflessione da parte di Alessandra, che è sulla chat, la quale scrive: buonasera a tutti, una volta mi hanno detto che bisogna empatizzare con le persone, non con il loro stato d'animo. È così anche nello yoga? Non è sempre facile, a volte siamo travolti dai sentimenti degli altri. È proprio questo il punto, è proprio questa la pratica, è proprio qui che lo yoga viene in aiuto nell'ambito del counseling, perché nell'ambito del counseling, ma non soltanto nell'ambito del counseling, il counseling è una metodologia da applicare per un infermiere, da applicare per un medico, da applicare per uno psicologo, da applicare per un volontario in un hospice. Tutti hanno bisogno e necessità di empatizzare con gli stati d'animo e con le persone che evidentemente rappresentano quello stato d'animo. Occorre empatizzare con lo stato d'animo, ma l'empatia non è farsi travolgere dai sentimenti, quella non è più empatia. Empatia è proprio quella capacità di vivere il vissuto dell'altro, sentire la sofferenza, il dolore, anche la rabbia, anche il disgusto,
e allo stesso tempo essere consapevoli che quello che stiamo provando non è roba nostra, ma è dell'altro. E quindi, in questo senso, il distacco emotivo, che porta a, piano piano, progressivamente, alla compassione e alla misericordia, cioè al desiderio di aiutare. È vero che non è sempre facile, proprio perché non siamo stati educati. Non c'è un'educazione all'empatia nella nostra società e abbiamo bisogno di imparare, è per questo percorsi formativi, per questo percorsi di crescita personale, per imparare a fare esercizio, per imparare davvero cos'è l'empatia, imparare davvero cos'è la compassione, imparare davvero cos'è la misericordia. E in questo senso gli strumenti dello yoga che aiutano a sviluppare questa capacità che è potenziale in ognuno di noi, ma che si è atrofizzata nel corso del tempo, poiché non l'abbiamo sviluppata, ma che attraverso la pratica costante, giornaliera, è possibile riattivare, svilupparla e creare davvero persone compassionevoli e capaci di dare empatia. Eleonore, ti ringrazio davvero tanto, purtroppo, visto come... Grazie a voi. Hai visto come va via il tempo? È passato un'ora. Io vorrei chiederti se tu hai piacere, ringraziandoti per essere stato qui, ringraziando tutti voi Grazie a voi. e rimanendo a disposizione come Centro Studi Bhaktivedanta per darvi tutte le informazioni nel momento in cui avete desiderio di intraprendere un percorso formativo, il percorso formativo in counseling in particolare, che lo ripeto, si sviluppa nell'ambito dei 3 anni. Ma può anche essere un percorso annuale o un percorso a moduli su argomenti specifici. Se avete piacere potete contattarci alla nostra segreteria o al mio indirizzo email, appunto boni@centrostudi.net. Vi arriverà comunque un'email automatica da parte del Centro Studi anche per rivedere questo video e con il mio indirizzo email. E se hai piacere, Eleonora, sarebbe bello a questo punto concludere questa serata con un... Proprio una brevissima pratica meditativa, e mi piacerebbe con il canto di Om Shanti Shanti Shanti, ripetuto 3 volte, che crea una bella atmosfera. Se hai piacere, naturalmente. Molto piacere. E grazie ancora. Grazie di cuore a te, a Centro Studio Bhaktivedanta, a Marco Ferrini e a tutti voi, grazie con tutto il cuore, sono felice, infinitamente grata, emozionata, veramente il cuore colmo di gioia, davvero, e tanta, tanta gratitudine. Perché tutto ciò che faccio nella mia vita, nelle mie giornate, qui in questo studio, è grazie a quello che mi avete offerto voi. Davvero, la mia vita si è trasformata tanti anni fa. Bene, potete chiudere o socchiudere gli occhi, ascoltate il vostro respiro senza cambiarne il ritmo, semplicemente ascoltate. Sentite la Divina Madre Terra sotto di voi, la Divina Madre Terra, che tutto sostiene e tutto trasforma. Offrite gli omaggi mentalmente alla Divina Madre. È proprio come una grande madre che ci dona nutrimento, ci sorregge, il nostro peso, i nostri piedi, le nostre case, i nostri pensieri. E trasforma, trasforma. Sentite la Divina Madre Terra sotto di voi e sentite il Divino Cielo, il Divino Padre sopra di voi. Ora provate a respirare tra terra e cielo, tra cielo e terra. E sentendo quest'unione, cerchiamo di entrare in profondità nella vibrazione universale del mantra Om, della creazione, dell'unione, affinché ognuno di noi, in posti così distanti, chi alle Canarie, chi nel nord dell'Italia, chi al sud, chi al centro, possiamo vibrare e unire davvero i nostri cuori. Il primo Shanti è affinché la pace sia dentro di noi e ognuno di noi sentirà proprio in profondo la pace con se stesso. Il secondo Shanti è la pace inizia a espandersi tra di noi e
Ed infine l'ultimo shanti affinché la pace si espande nell'intero universo, negli interi universi, nelle costellazioni. Facciamo un respiro profondo con umiltà e gratitudine. Recitiamo assieme il mantra Om e Shanti. Un respiro profondo. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste, grazie di cuore. Vi abbraccio con tanto affetto, grazie. Grazie a te. Buon grazie riposo a te, Eleonora. Buon riposo ad ognuno di voi. A presto, grazie. Grazie a grazie. Tutti. Grazie a tutti, a presto. A presto. Govinda Hari. Grazie, grazie. 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 Bellissimo. Grazie a te, grazie. 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 Grazie a Manolo per la bella domanda. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Buonanotte, grazie a tutti. Buonanotte. Buon riposo. Buonanotte. Buonanotte, grazie Eleonora, grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao, grazie. Govinda Hari, Gopala.